Buonasera a tutti. Intanto grazie mille per averci ospitato e grazie anche per questi bellissimi discorsi, questi tempi di grandi tagli per la cultura. Non è facile incontrare dei politici invece che ne ricordino l'importanza, perché se guardiamo, se diamo anche un'occhiata nel resto del mondo, i paesi che ce l'hanno fatto meglio a superare i momenti di crisi sono quelli che hanno investito nella cultura. Quindi veramente grazie per quello che fate per questa città e spero che possiate essere ad esempio per il resto d'Italia, che ha tanto da imparare da voi. E per noi è molto importante essere qui, io rappresento la Fondazione Luciano Pavarotti e mio marito ha sempre amato ovviamente il canto, ma forse ancora di più insegnare ai giovani. Lui era stato aiutato all'inizio della carriera, non aveva mezzi, e un maestro di canto gli offrì gratuitamente le lezioni e lui e da lì ha iniziato la sua carriera pian piano e si è sempre ripromesso di ricambiare questo grande gesto e per tutta la sua vita ha sempre insegnato ai ragazzi gratuitamente, ne ho nella sua casa di Pesaro, in quella di Modena e a volte in giro per il mondo, e tra questi ragazzi ce n'erano due a cui lui era particolarmente affezionato, che sono Antonella e Domenico Degliafilo, che ci venivano sempre a trovare tutte le estati a Pesaro e passavano le estati con noi. E quindi quando Antonella mi ha fatto questa proposta di venire a fare la prima nazionale qui a Manfredonia, non potevo altro che dirgli sì, perché so che Luciano sarebbe felicissimo di poter essere qui insieme ai suoi ragazzi, ai suoi ragazzi a cui teneva tanto, compresi anche tutti gli altri allievi che poi vedrete domani sera in concerto, quindi per lui è veramente un tornare in famiglia, quindi tornare a sentire l'olio preferito che gli portavate, tutte le cose belle che ha condiviso con tutti voi. Quindi per noi è un momento molto importante, un momento di ricordo. La Fondazione ovviamente ha anche questo compito, quello di preservare la memoria di mio marito, di ricordare quanto lui ha fatto sia per il mondo della musica che per gli altri. Quindi era un grande cantante, ma soprattutto un essere umano con una grande anima, un uomo veramente speciale. Quindi veramente grazie mille per darci questa possibilità e grazie per averci accolto come una famiglia, come la famiglia che ci hanno amato.